Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In primo piano la cronaca, purtroppo ancora sangue sulle strade della nostra regione, in particolare della provincia di Teramo. Due morti, tre feriti e un arresto per omicidio colposo. È il bilancio di tre incidenti stradali avvenuti nelle ultime ore, appunto, nelle strade della provincia di Teramo. Vediamo. Due morti e tre feriti, tra cui un giovane di 23 anni in fin di vita. È il drammatico bilancio di tre incidenti stradali avvenuti nelle ultime 12 ore nella provincia teramana. Il più grave, sulla statale 16, tra Martinsicuro e Alba Adriatica. Nel fatale tamponamento hanno perso la vita Graziano Battistella, 52 anni di Tortoreto, e Marco Iampieri, 41, di Alba Adriatica. A causare l'incidente, un inglese di 36 anni, rimasto ferito lievemente. L'uomo rientrava da una cena, aveva un tasso alcolemico di molto superiore al consentito, 312 mg. Avrebbe anche tentato la fuga subito dopo lo schianto e per questo la procura di Teramo, con il PM Laura Colica, ha disposto l'arresto per omicidio colposo aggravato. Le vittime si recavano all'imbarco a San Benedetto del Tronto. Erano le 2.30 della scorsa notte. Sulla loro utilitaria, una Polo, è piombata ad alta velocità l'Audi Q7 condotta dall'inglese, che procedeva nello stesso senso di marcia. Il tamponamento è stato terrificante. La utilitaria è stata lanciata contro il guardrail, che ha trafitto e dilaniato l'autovettura, facendo scempio dei suoi due occupanti. Uno è stato sbalzato all'esterno, finendo contro il muro di una casa. L'altro è rimasto intrappolato nell'abitacolo, schiacciato dalla Polo, decapitato. Le identificazioni sono state rese difficili proprio dalle pietose condizioni dei corpi. Il tratto stradale è rimasto chiuso per ore. Sul posto, vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze. A Roseto degli Abruzzi, un 23enne è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo dopo uno schianto contro una pensilina degli autobus sulla statale 150. L'incidente è avvenuto intorno a l'una di notte per causa ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale. Il ragazzo è in pericolo di vita. Altro incidente, altro ferito grave. Intorno alle 8.30, all'interno della galleria di Collurania, un tir ha travolto una Peugeot ferma al lato della strada, probabilmente per problemi. Il pesante mezzo ha trascinato l'auto per circa 50 metri. All'interno, un 39enne che si è miracolosamente salvato, ma versa ora in gravi condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo. Il tir è finito poi contro il muro della galleria, ma il conducente ha riportato solo lievi ferite. E ora parliamo dell'operazione che fu denominata Caligola, che ha coinvolto la società Ecosfera e la regione Abruzzo su presunte assunzioni clientelari in cambio di appalti pilotati. 9 i rinvii a giudizio. Il processo sarà celebrato a partire dal prossimo maggio. 9 persone rinviate a giudizio dal GUP del Tribunale dell'Aquila, Domenico Canosa, nell'ambito dell'inchiesta Caligola, che coinvolse la società Ecosfera e la regione Abruzzo, su presunte assunzioni clientelari in cambio di appalti pilotati. Le indagini della squadra mobile di Pescara causarono un vero e proprio terremoto in seno all'ente regionale, con 7 misure cautelari nel gennaio del 2012. Il processo ci sarà nel maggio prossimo. In dibattimento andranno Duilio Gruttadauri, allora presidente del Consiglio di Amministrazione e socio di Ecosfera, la moglie Anna Maria Teodoro, ex socio di Ecosfera, Lamberto Quarta, ex consulente della società ed ex capo della segreteria dell'ex presidente della Regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco, Giovanna Andreola, ex dirigente del Servizio Attività Internazionali della Regione, il marito Michele Galdi, ex consulente di due società che secondo i PM sono riconducibili ad Ecosfera, Corrado Troiano, socio della società Cyborg, Mario Gai, ex vicepresidente dell'Osservatorio Interregionale Cooperazione e Sviluppo, Camillo Cesarone, ex capogruppo del PD in Consiglio regionale e Domenico Peca, ritenuto dai giudici prestanome per alcune attività di Ecosfera stessa. È stato prosciolto invece dalle accuse Bernardo Notarangelo, già presidente della commissione di gara relativa all'appalto contestato dalle indagini. È di circa 150.000 euro in attesa dell'inventario completo. Il valore degli oggetti preziosi rubati la scorsa notte all'interno della gioielleria Sarni di Chieti, nella gioielleria che si trova dentro il centro commerciale Centauro, lungo una delle strade d'ingresso al capoluogo. I ladri sono entrati dopo aver forzato una finestra laterale. I malviventi hanno anche disattivato sia il sistema d'allarme che l'impianto di videosorveglianza. È potente
potendo agire indisturbati, hanno rubato gli oggetti esposti nelle vetrine. Inoltre hanno aperto la cassaforte impossessandosi del contenuto. Il furto è stato scoperto questa mattina da una commessa al momento dell'apertura del negozio. Sul posto sono intervenuti scientifica della polizia per i rilievi e la squadra mobile della questura di Chieti, che ha avviato le indagini. Ha riaperto i battenti a Borgo Rivera, nei locali dell'ex mattatoio Il Munda, il Museo Civico d'Abruzzo. A benedire questa importante ricollocazione il ministro dei beni culturali, Dario Franceschini. Alla presenza del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ha aperto le porte Il Munda, il Museo Nazionale d'Abruzzo, nella sua nuova sede nell'ex mattatoio comunale all'Aquila, completamente ristrutturato e ripensato per questa sua nuova funzione. Lavori di ristrutturazione all'avanguardia per le tecnologie antisismiche e un percorso di grande fascino, con una selezione di oltre 100 opere. Tra sculture, pale, opere lignee, dipinti ed arte orafa. Tutte opere d'arte restituite agli aquilani ma anche a tutta la comunità internazionale. Un evento emozionante infatti non solo per l'importanza del progetto museografico e museologico, per l'eccellenza dei lavori strutturali e di restauro, per il valore storico-artistico delle opere esposte, ma anche e soprattutto per il significato che esso assume per la città dell'Aquila. Opere a lungo rimaste invisibili ed ora tornate in uno spazio museale voluto proprio dal Ministero per i beni culturali, per dare un forte segnale di ripresa in attesa del pieno recupero del castello cinquecentesco, sede storica del museo profondamente ferito dal sisma. Beh, quando riapre un grande museo è sempre un giorno di festa, quando poi un grande museo come il Museo Nazionale d'Abruzzo riapre all'Aquila è doppiamente una giornata di festa, perché è una restituzione alla città, è una restituzione al paese, è una battaglia vinta con un museo che riapre con opere straordinarie, con una bellissima collezione in un allestimento nuovo che consente anche di esporre opere che non erano mai state esposte nella precedente sede. Davvero è un pezzo importantissimo della ricostruzione dell'Aquila e della restituzione dell'Aquila e del suo patrimonio a tutto il mondo. Questo è un museo di rilevanza europea, è un museo che racconta della grande arte finora assolutamente sconosciuta, poco nota, poco studiata, poco apprezzata, poco compresa, ed è per me un grandissimo motivo di orgoglio oggi mostrare finalmente questi capolavori che ho avuto modo negli ultimi 6 anni di esibire a piccole mostre tematiche che ho portato un po' in giro, ma adesso vederli qui riuniti assieme ad altre opere che sono appena tornate dai laboratori di restauro, dai depositi, per me è un motivo di orgoglio veramente grandissimo. Abbiamo parlato dei giorni scorsi, dell'uscita dal commissariamento della Regione Abruzzo per la sanità, un'uscita che avverrà tra circa un mese, comunque a metà gennaio. Con l'assessore regionale Silvio Paolucci abbiamo affrontato oggi quelle che sono le prossime tappe del riordino ospedaliero. La notizia è quella dell'uscita definitiva dal commissariamento a partire dalla metà di gennaio. Per l'Abruzzo questo è stato un calvario, tantissimi anni. In questo caso poi si parla anche della riorganizzazione ospedaliera. Siamo stati al Ministero, un incontro informale che voleva in qualche modo precisare quelle che erano le prospettive di uscita e le procedure di uscita. Abbiamo concluso il tavolo di monitoraggio l'11 di novembre, ma il tavolo stesso si è aggiornato in attesa di una norma che è inserita nella legge di stabilità e che permetterà al bilancio della Regione Abruzzo di trasferire 237 milioni di euro al bilancio delle 4 ASL abruzzesi. Noi presenteremo il nuovo piano triennale 2016-2018 che verrà approvato tra la metà e la fine di gennaio. In seguito a quell'approvazione ci sarà poi la definitiva, diciamo, delibera del Consiglio dei Ministri di uscita dal commissariamento. Sul caso invece dei presidi ospedalieri e anche delle richieste di non chiusura, lì cambierà qualcosa? Ma noi abbiamo confermato 7 DEA di primo livello, di cui 4 capoluoghi con funzioni anche discipline di secondo livello. Poi abbiamo confermato come DEA di primo livello Avezzano, Lanciano e Vasto e 4 ospedali di base come Sulmona, Giulianova, Sant'Omere d'Atri, e attorno a questo dei punti di primo intervento H24 che sostanzialmente continuano a fare il lavoro attuale dei punti di primo intervento, portando invece, quando c'è il codice
codice rosso negli ospedali che recepiscono l'urgenza e definendo invece queste strutture più per prestazioni cosiddette programmate, anche in ragione di un abbattimento dei tempi d'attesa che noi auspichiamo a termine della legislatura possa essere apprezzato. Proseguiamo e continuiamo ancora a parlare di sanità, perché in tutta Italia si sta svolgendo una raccolta firme finalizzata a estendere i LEA, cioè i livelli essenziali di assistenza. A gennaio verranno presentati in Parlamento per essere votati. In Abruzzo intanto è stato chiesto anche l'intervento della Regione. Questa è una raccolta firme che vuole puntare ad avere l'assistenza essenziale ed aumentare soprattutto i parametri. Si svolge in tutta Italia, verrà presentata in Parlamento. Allora, quali sono i punti fondamentali? Quello che chiediamo è una sanità alla portata di tutti, senza distinzioni di classi sociali, un adeguamento dei LEA ai livelli essenziali di assistenza, una riduzione delle liste di attesa. Ci stiamo battendo molto per l'adeguamento del contratto nazionale. Abbiamo i contratti bloccati da più di 10 anni. Inoltre stiamo chiedendo l'infermiere di famiglia, un ospedale più territorializzato e meno centralizzato nei presidi ospedalieri, un abbattimento delle liste di attesa. Quello che chiediamo anche, soprattutto per il comparto, è l'abolizione dell'articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001, finalizzato praticamente alla libera professione anche per gli infermieri, i tecnici, per evitare appunto comunque intasamenti nei vari ospedali. Una cosa che rivolgiamo anche all'assessore regionale Silvio Paolucci della Sanità, chiediamo insomma maggiore affluenza, diciamo, sul territorio, quello che stiamo chiedendo, questo insomma. Presenteremo questa proposta in Parlamento per fine gennaio. Sono ancora alti i valori dello smog a Pescara, non sono bastate le restrizioni al traffico veicolare introdotte dall'amministrazione comunale. Secondo il vice sindaco Del Vecchio, a partire da gennaio potrebbero essere introdotte nuove misure restrittive che non riguarderanno solo le autovetture. Si era proceduto con la chiusura al traffico dei mezzi con diversi anni alle spalle, non è bastato, si parla di un'altra domenica con il traffico ridotto, quella del 27. La sperimentazione che abbiamo fatto con evitare le macchine con, diciamo, con un certo grado di vetustà e quindi altamente inquinanti, molto probabilmente hanno dato un risultato sicuramente positivo, ma non all'altezza tale da portare il livello dell'inquinamento al di sotto della soglia di attenzione. Faremo, oltre alle giornate ecologiche, in ogni occasione possibile, un intervento, diciamo, un po' più radicale all'inizio dell'anno prossimo, soprattutto coinvolgendo anche altri enti istituzionali e organizzazioni che all'uopo possono dare i consigli giusti. Però voglio anche far presente che non è solo il traffico veicolare la componente di inquinante per quanto riguarda la qualità dell'aria, ma ci sono altre componenti importanti come quella del riscaldamento o degli impianti termici civili, industriali e quant'altro. Quindi le misure da porre in essere sono, diciamo, più misure spalmate in un tempo non breve ma anche in un tempo più ampio, soprattutto nel periodo invernale, che è quello il periodo in cui c'è la massima concentrazione di elementi inquinanti. In arrivo 14 milioni di euro per le infrastrutture ferroviarie della zona Sangrino-Frentana. La Giunta regionale abruzzese ha infatti approvato lo schema di accordo di programma integrativo tra la Regione Abruzzo e il Ministero delle Infrastrutture, riferito all'intesa siglata nel 2002 in materia di investimenti nel settore dei trasporti ferroviari nella zona Sangrino-Frentana. L'accordo firmato all'epoca conteneva investimenti per complessivi 53 milioni. Le economie risultanti dagli appalti banditi in precedenza hanno determinato un importo disponibile di 14 milioni, nello specifico 4 milioni e 900 mila euro saranno utilizzati per il completamento dell'attrezzaggio tecnologico della tratta Fossa Cesia, Saletti, Sevel, Archi, 3 milioni per la bretella ferroviaria Saletti, nuova stazione antistante Sevel, 3 milioni e 100 mila euro per le sottostazioni elettriche per alimentazione linea di trazione elettrica di Saletti e poi 3 milioni per l'adeguamento infrastrutturale sulla tratta San Vito Lanciano Castel di Sangro. Soggetto attuatore dell'intesa sarà la società TUA.
Andiamo avanti, a Pineto è scontro tra amministrazione comunale e albergatori per l'annunciata istituzione della tassa di soggiorno. L'associazione degli albergatori pinetesi chiede un confronto con il sindaco Verrocchio e si dicono contrari all'ennesimo balzello che rischia di penalizzare la loro competitività. C'è preoccupazione tra gli albergatori di Pineto che appartengono all'associazione Napa per l'annunciata istituzione della tassa di soggiorno in città, un'idea di cui si discute da tempo tra tutti gli amministratori della costa teramana e che adesso è tornata di stretta attualità come modo per finanziare attività collaterali al turismo, viste le casse sempre più vuote dei comuni. Ciò che fa essere contrari gli operatori turistici albergatori è il timore di perdere clientela. Paura fondata anche sulla base di dati di uno studio dell'Osservatorio Nazionale sulla tassa di soggiorno, secondo il quale il 43% degli italiani tiene in considerazione se il balzello c'è o meno per scegliere la destinazione delle vacanze. Siamo contrari per tanti motivi. I più importanti sono quelli che comunque riguardano il fatto di perdere competitività se questa tassa viene messa solo nel nostro comune e non sugli altri comuni limitrofi. Il fatto che per noi è un costo nel senso che sia per la riscossione di questa tassa, per le commissioni bancarie che sopportiamo, per la burocrazia che aumenta, poi anche il fatto che può indurre il potenziale cliente a cambiare destinazione. Noi sicuramente chiediamo di aprire un tavolo, come abbiamo cercato sempre di fare con l'amministrazione per tutte quelle che sono le problematiche della nostra categoria. Non c'è stata assolutamente in questo caso e questo ci ha dato molto fastidio. Il sindaco di Pineto Robert Verrocchio rassicura: la tassa è un'opportunità e non una penalizzazione e apre al confronto. Deve essere vista come un'opportunità per intervenire proprio sui tanti settori indicati proprio agli stessi operatori. Se penso che saranno almeno 10, forse di più, di anni che gli enti non partecipano più ad alcuna forma di promozione nelle fiere, ma perché sostanzialmente non ci sono le condizioni per farlo dal punto di vista economico. Stiamo approfondendo ancora in questi giorni, però è giusto che se ne parli, così come è doveroso e giusto che ne parlano le istituzioni, è giusto e doveroso che ne parlano anche gli operatori. Non tutti, perché ricordiamo che quando parliamo di imposta di soggiorno, intanto non riguarda solo gli operatori, riguarda anche i piccoli operatori, riguarda i B&B, riguarda i camping, ma soprattutto riguarda le case. E ora ci spostiamo a Teramo, coincide con il giorno dedicato alla festività del Santo Patrono, San Berardo, la presentazione alla città del nuovo movimento civico che Alfonso Di Sabatino ha battezzato col nome Teramo Soprattutto. Nasce a Teramo il gruppo civico denominato Teramo Soprattutto, con l'esigenza di dare nuovo slancio ed entusiasmo all'attività amministrativa. Questo quanto dichiarato da Di Sabatino Martina. Il nuovo gruppo civico nasce con l'esigenza di dare nuovo slancio e entusiasmo a un'amministrazione che verosimilmente stava segnando il passo e nasce con la forza, l'entusiasmo e il coraggio di due componenti di livello di assoluta qualità che ho l'onore di aver in qualche modo contattato e con i quali insieme costruiremo davvero una piattaforma di nuovo rilancio e di nuovo spessore per questa città che ne ha oltremodo bisogno. Gli obiettivi principali? Fare il buon governo, non abbiamo obiettivi, la nobiltà di questo gruppo risiede nel fatto che non abbiamo obiettivi, non ci sono obiettivi di secondo livello, né di primo livello, né retropensieri, c'è un obiettivo soltanto che è restituire dignità e ascolto ai cittadini e coinvolgere quanti più consiglieri abbiano anche l'intelligenza di cogliere questa nuova opportunità. I partiti hanno fallito miserevolmente e noi siamo qui per rappresentare la capacità di ascolto che solo un gruppo civico di questa caratura e anche di questa eterogeneità può dare. Si allargherà, questo non sta a medirlo, non siamo in campagna acquisti, qui siamo sotto una politica che sta facendo parlare di sé, perché per la prima volta questo è un gruppo orizzontale, non più verticale. Si è concluso ieri con le ultime ore di lavoro il progetto Abruzzo Inclusivo per i percorsi di inclusione sociale che ha visto il Comune di Teramo ente capofila per l'inserimento lavorativo di soggetti disagiati.
È arrivato a termine il progetto Abruzzo Inclusivo che avevamo vinto insieme agli altri partner e insieme ad altri enti d'ambito che con noi hanno partecipato, ed è stato un progetto che è andato bene perché abbiamo attivato 71 tirocini, quindi dovevano essere 75, 4 però hanno rinunciato, non è stato possibile attivarli, e devo dire che nonostante un po' di difficoltà che abbiamo riscontrato, ma noi enti d'ambito, perché comunque c'era molta burocrazia alla quale adempiere, siamo contenti di aver portato sul territorio, vincendo questo progetto, 361.000 euro, e che quindi abbiamo dato anche la possibilità a 71 persone che appartengono a categorie e fasce più deboli, quindi per l'inclusione sociale, di poter avvicinarsi al mondo del lavoro e quindi avere 4, 5, 3 mesi, perché dipende da quando è partito il tirocinio, di tirocini retribuiti con 600 euro al mese, e qualcuno di questi, ci piace dirlo, si è trasformato anche in un contratto di lavoro, per cui per buona fortuna qualche tirocinio poi è diventato un contratto anche in seguito. Quanti ne sono? E adesso io non so dare un numero preciso, sicuramente 4-5 sicuro, se non anche qualcun altro, perché poi dopo bisogna vedere, magari le aziende in questo momento non possono assumere, ma magari possono assumere fra un po' di tempo, quindi comunque qualcuno che è entrato anche in contatto con le aziende, le imprese, le attività commerciali, che io colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente per l'attivazione di questi tirocini. Si sono prestate anche alcune associazioni e alcune cooperative, oltre ad attività ovviamente commerciali. Open Day oggi a Silvi per i ragazzi dell'alberghiero Zolli. Gli studenti stanno mettendo in mostra le loro capacità in cucina. Vediamo. L'alberghiero di Silvi dà il via all'Open Day in un modo veramente particolare, coinvolgendo le persone qui durante la preparazione dei dolcetti, in questo caso anche il parrozzo. Come nasce questa iniziativa? Allora, questa è nata un po' in collaborazione anche con il centro commerciale, e appunto, come diceva, per questo Open Day, che è la giornata che la scuola apre alle famiglie dei ragazzi che stanno frequentando l'ultimo anno delle scuole medie, che decidono di iscriversi, e quindi è un momento pure per mostrare cosa si fa nella scuola alberghiera. Questi sono ragazzi del secondo anno, quindi sono ancora abbastanza piccoli, perché la scuola di Silvi che quest'anno ha il terzo anno che è aperto, però già vediamo che sono abbastanza volenterosi e già si muovono molto bene, perché comunque questa è una scuola che, se ha la passione per questa tipologia di lavoro, comunque la crescita avviene anche abbastanza velocemente. Una chicca sui dati: in questi anni sono aumentate le iscrizioni all'alberghiero? Allora, ci sono molte motivazioni, un pochino anche tutte queste trasmissioni televisive. Che è ancora una scuola che va molto di punta, perché le iscrizioni sono molto grandi, infatti è una scuola dove non ci si può lamentare per gli iscritti. Naturalmente, visto che appunto siamo qui in TV, tutti i ragazzi che sono interessati sappiano che comunque l'idea della televisione come spinta va bene, però devono pensare che questo lavoro è un lavoro molto di sacrificio, e in televisione magari ci si arriva, però si deve fare un giro più faticoso prima, un po' di gavetta. Iniziata ieri e terminerà domenica prossima a Loreto Prutino l'edizione 2015 di Natale con i Fiocchi, il mercatino con le casette tra musica, divertimento, animazione, ma anche enogastronomia e idee regalo per le imminenti festività natalizie. Edizione 2015 dei mercatini di Natale qui a Loreto Prutino. Siamo alla serata di apertura oggi di venerdì, continuerà fino a sabato e poi domenica alla chiusura. Noi siamo con il primo cittadino di Loreto Prutino, il sindaco Gabriele Starinieri. Ecco, Loreto ha tanto da offrire anche questo, anche i mercatini sono un modo per tenere in vita i paesi. Certo, ecco, il periodo natalizio sono bellissime iniziative, soprattutto a Loreto, in cui il nostro centro storico richiama molto il presepe. Anzi, io sto invitando i ragazzi che si danno da fare e noi cerchiamo di aiutare il più possibile affinché si possa realizzare il mercatino. La speranza è che riescano a organizzare il presepe con i mercatini nel centro storico, facendolo sapere a più persone, e per realizzare delle atmosfere natalizie che comunque possono essere di gradimento un po' per tutti. E anche questa l'occasione per proporre e riproporre quella che Loreto ha, i propri prodotti tipici come l'olio, formaggio e il vino.
Certamente, ecco, l'enogastronomia o con i prodotti, diciamo, della nostra terra sono sempre presenti, con anche tutti gli articoli natalizi. Abbiamo il grande Ottavio Chiavarini che ha portato un galès con il cavallo, quindi siamo, ecco, si ricrea il clima, ma è quello che tutti vogliono vivere. E comunque sia, ci saranno poi anche altre manifestazioni che accompagneranno tutte le festività natalizie per concludere con quella ormai famosa Befana di solidarietà che si fa ogni 6 gennaio. C'è l'arrivo di Babbo Natale organizzata dall'Associazione Loreto dello Splendido e c'è un concerto che ci viene donato dalla Fondazione Pescara Abruzzo il 2 gennaio sera nella chiesa di Santa Marimbiano, musica brasiliana, quindi ecco, invito tutti i cittadini e non a partecipare. Ecco, approfitto dell'occasione per fare un augurio di buone feste a tutti e di un felice anno nuovo. Dal 20 al 27 dicembre, quindi praticamente da domani e per tutta la prossima settimana, a Piazza Salotto a Pescara si illuminerà di luci nell'ambito di Countdown, organizzato dalla Camera di Commercio e dalla Fondazione Pescara Abruzzo. Piazza della Rinascita a Pescara ospiterà dal 20 al 27 dicembre questa manifestazione Countdown. Vogliamo spiegare di cosa si tratta? È un evento che si concretizzerà con una serie di effetti luminosi e sonori che verranno proiettati sul Palazzo Arlecchino, che è il palazzo adiacente a Piazza Salotto, e grazie alla collaborazione con il Comune, la Provincia, la Fondazione Pescara Abruzzo e alcune cantine vitivinicole locali, noi abbiamo inteso ravvivare in questo periodo natalizio la nostra piazza più importante con questo evento, anche in coincidenza con l'anno internazionale della luce e della tecnologia che il 2015 ha visto e che quindi vedrà con il nostro evento finale anche essere in sintonia con quello che è avvenuto ed avviene nel 2015. Ma già da alcuni anni nelle principali città italiane ed europee, oltre che anche mondiali. L'obiettivo è quello di aggiungere agli eventi che già sono in programmazione da parte delle istituzioni locali, aggiungere quindi questo ulteriore evento che possa portare il più possibile gente nella nostra città, possa ravvivare anche questa piazza e questo centro della città, una città vocata al commercio, allo shopping, che in questi ultimi anni ha visto anche in considerazione della crisi che stiamo attraversando una battuta d'arresto. Ed ora apriamo la pagina sportiva e fari puntati inevitabilmente sul derby di Serie B tra Virtus Lanciano e Pescara. Ha vinto il Pescara 2-1, una partita tirata, una partita nella quale il Pescara ha messo in evidenza le sue maggiori qualità tecniche, ma la Virtus Lanciano è stata assolutamente all'altezza della situazione, una gara giocata con grande abnegazione e tenacia dalla squadra di D'Aversa, che con un ottimo secondo tempo ha anche sfiorato la rimonta e la parità. Sarebbe stato anche questo un risultato che poteva starci per quanto visto in campo. Pescara bene fino allo 0-2, poi un calo eccessivo che è stato stigmatizzato anche dallo stesso tecnico Massimo Oddo. Dunque vediamo il servizio della partita e poi le parole dei due allenatori, Oddo e D'Aversa. Ci prova il Lanciano fino alla fine, ma i tre punti vanno al Pescara. Gara godibile e corretta al Guido Biondi, oltre 4.000 le presenze con 1.200 ospiti al seguito. Sei frentani servivano punti determinanti per risollevarsi da una classifica tutt'altro che esaltante. Il Pescara doveva proseguire la marcia positiva in classifica. Al 90esimo sorriderà con tanto di fotoricordo solo il Pescara sotto la curva nord. Tra i rossoneri c'è Amenta dal primo minuto, in mediana ancora Paghera con Di Francesco e rientra di Cecco, in avanti Padovan con Piccolo e Marilungo, dietro di lui 4-3-1-2 per Massimo Oddo, Campagnaro in difesa, c'è Bruno a metà campo, mentre in avanti Cocco e La Padula sono imbeccati da Gianluca Caprari, fischia Aureliano di Bologna. La Sud ricorda Angelo Bomber, un tifoso frentano scomparso un anno fa. Dentro e fuori lo stadio tutto filerà liscio, nonostante la presenza importante ma discreta delle forze dell'ordine.
approccio alla gara deciso del Lanciano. Primo minuto e Piccolo dal fondo mette una palla al centro dell'area, smanaccia Fiorillo, la sfera arriva a Di Cecco che in girata spara in porta ma non la inquadra. Pressione rossonera al settimo, conclusione dell'ex Pucino dalla distanza, tiro però alto sulla trasversale. Qualche minuto dopo, punizione per il Pescara e contatto di Cecco Zuparic in area frentana con la mano distesa del numero 24. Qualche protesta bianca-azzurra, ma per Aureliano si può proseguire. Il Pescara inizia a trovare le giocate giuste. 21esimo, Benalì, abile a ricevere un suggerimento rapido e sgusciante in area di rigore a mettere una palla al centro, ma Cocco è in leggero ritardo. Preludio al gol che arriva qualche minuto dopo. 26esimo, palla alla tre quarti per Caprari che salta un paio di avversari e defilato dal limite dell'area di rigore lascia partire una sassata incrociata che si deposita in rete, ma sulla marcatura rimane il dubbio se effettivamente Angelo Casadei, il portiere di casa, avesse potuto fare qualcosa di più. 28esimo, subito reazione frentana, colpo di testa di Di Cecco, ma Fiorillo c'è, corner frentano e colpo di testa questa volta di Pucino, ma anche in questa circostanza para Fiorillo, sulla cui respinta non è lesto nessuno del Lanciano a mettere in rete. Ancora Virtus, 36esimo, punizione di Mammarella in area, anche questa volta Fiorillo è efficace a smanacciare in corner. L'ultimo acuto della prima frazione di gioco è del Pescara, 44esimo, Cocco per la Padula, conclusione dell'ex Teramo dal limite dell'area e la palla che sibila il palo. Si chiude 1-0 dunque la prima parte della contesa. Secondo tempo e subito un cambio. Entra il capitano della nazionale under 21 rumena, Boldor, per Amenta. Ingresso deciso per il numero 5, a cui mette subito la museruola Aureliano di Bologna mostrandogli il giallo. Passano 4 minuti nel corso dei secondi 45 e il Pescara mette la gara in cassaforte. Memushai tenta la botta in porta dalla distanza sulla cui traiettoria c'è il braccio di Di Cecco, calcio di rigore che Memushai realizza. 2-0 Pescara, ma la reazione rossonera c'è e non si fa attendere. 11esimo, Piccolo, palla al centro dell'area di rigore, ancora una respinta di Fiorillo, ma il tap-in vincente questa volta c'è ed è di Di Cecco. Il Lanciano insiste, punizione al 24esimo e palla per Piccolo che la mette subito al centro dell'area, ma non trova nessun compagno di squadra pronto a correggerla in rete. Il Pescara dà l'impressione di badare solo a controllare la gara. Il Lanciano preme sull'acceleratore. Il duello Paghera-Fiorillo si rinnova in due circostanze: prima su un colpo di testa alzato sopra la trasversale, poi con un fendente dalla distanza respinto. Doppio dunque intervento a favore del Lanciano, ma doppio miracolo dell'estremo difensore ospite. Minuto 37, si rivede Benalì che fa partire un tiro insidioso alto sulla trasversale, assalto frentano sul finale. 41esimo, punizione di Mammarella in area di rigore, colpo di testa di Guido Marilungo che non inquadra la porta. 45esimo, il decimo corner della contesa per i frentani, anche questa volta insidioso, ma l'ultimo acuto della sfida è di La Padula che sfiora in pieno recupero il tris. Finisce dunque 2-1 per il Pescara che fa festa mentre il Lanciano piange pur non giocando male. La classifica preoccupa, preoccupazione anche tra i tifosi frentani che ora come ora possono solo chiedere a Babbo Natale un girone di ritorno da favola. Beh, oggi non era tanto lontano, forse per quello. E poi sinceramente insomma, il pubblico ci ha dato un grande supporto oggi perché erano veramente tanti, sembrava quasi di giocare in casa. Abbiamo fatto in generale una partita sufficiente, qualcosina in più della sufficienza, un ottimo primo tempo, 10 minuti del secondo tempo bene, poi come al solito ci succede quando ci sentiamo un po' troppo sicuri del risultato o comunque che abbiamo la partita in mano, caliamo un attimino di concentrazione, abbiamo preso gol e poi l'inerzia della partita ha fatto sì che ci
siamo abbassati, non volendo, perché io non voglio questo, ci siamo abbassati un pochino, questo anche ovviamente frutto della pressione avversaria, però nell'analisi non positiva del secondo tempo sono contento comunque perché ci siamo difesi bene oggi. Perché fin quando siamo concentrati tutti quanti, siamo belli sul pezzo, possiamo anche non giocare bene, ma rischi zero e la partita la mettiamo sempre nel nostro verso, quello che vogliamo noi. Poi nel momento in cui ci sentiamo troppo sicuri, sicuramente questo è un nostro limite. C'è bisogno di gente in campo che svegli i più dormiglioni, però ogni squadra ha i propri limiti, forse questo è un nostro limite. Non ci possiamo adagiare sulle sconfitte, non ci possiamo adagiare sulle vittorie, noi dobbiamo vedere partita per partita. Un mesetto fa avevo detto che il nostro minimo obiettivo erano i 30 punti. Siamo a 31, ne mancano due partite e faremo del nostro meglio per cercare di raccogliere il maggior numero di punti possibili, ma con grande serenità. Chiaramente non si può essere soddisfatti sia dal risultato comunque di una partita importante, sia per la classifica, sia perché magari era il derby, e sicuramente non possiamo essere soddisfatti di quello che è successo oggi. Come spesso si succede, la prima difficoltà un po' ci impauriamo, ma questo molto probabilmente è dovuto anche alla posizione di classifica, al fatto che magari spesso e volentieri la prestazione non ci ripaga del risultato di quello che meriteremmo. Però è anche vero che dopo abbiamo commesso degli errori, siamo andati sotto sul 2-0 di due gol. È chiaro che il secondo gol è stato un episodio di un calcio di rigore, di un fallo di mano che ci stava, non era assolutamente una polemica, e diciamo che anche gli episodi non ci girano a favore. Però nonostante siamo andati sotto di due gol, penso che la squadra alla fine se avesse pareggiato non avrebbe rubato niente, e mi assumo tutte le responsabilità, ma ripeto, ma il vergognarsi, io non mi devo vergognare di nulla, ripeto, vado in giro a testa alta, nessuno mi può rimproverare niente, posso avere dei difetti, posso commettere degli errori, molto probabilmente li commetterò, ma come li commettono anche i ragazzi, come magari li può commettere anche la società, ma sicuramente non ci abbiamo nulla di cui vergognarci, perché abbiamo costruito in questi anni qualcosa di importante, e la maggior parte di noi siamo rimasti qui a discapito anche dei propri interessi personali, sia di professione che sia economici. È chiaro che non siamo soddisfatti assolutamente della posizione di classifica e del risultato, però da lì a vergognarci ce ne passa. Ci crede mister ancora? Certo, finché ho i miei ragazzi che danno, scusami il termine, mi danno il culo fino al 93 come hanno fatto oggi, sì che ci deve essere il primo a credere. E ora scendiamo in Lega Pro. Nel tardo pomeriggio ha giocato anche l'Aquila, che ha chiuso molto male il suo 2015, sconfitta secca a Lucca per 3-1, una gara già compromessa dopo i primi 10 minuti di gioco, quando l'Aquila era già sotto di due gol, una partita che la squadra di Perrone ha giocato in 10 uomini per più di un tempo, per l'espulsione ancora una volta del portiere Zandrini, che era stato espulso già nell'ultima trasferta, quella di Siena. Dunque finale 3-1 il servizio. L'Aquila chiude molto male il 2015 con la secca sconfitta maturata al Porta Elisa di Lucca contro una lucchese che conferma l'ottimo momento, quinta vittoria nelle ultime 6 partite, e infligge alla squadra di Perrone lo stesso risultato rifilato nell'ultimo match interno all'altra abruzzese del girone, il Teramo. Partita già segnata dopo i primi 10 minuti di gioco, quando l'11 di Giovanni Lopez si è portato subito sul 2-0, facendo capire all'Aquila che sarebbe stato un pomeriggio molto complicato. Al quarto il gol del vantaggio della lucchese nasce dall'errato retropassaggio di Ligorio. Monaci ne approfitta e centra il palo. Sulla respinta si avventa Fanucchi, che non sbaglia e timbra il suo sesto gol in campionato. Farucchi fa ancora male all'Aquila, infilata la scorsa primavera quando indossava la divisa del Prato. Passano 5 minuti ed ecco il raddoppio. Terrani lavora un buon pallone sulla sinistra e calibra un cross velenoso e tagliato sul quale si avventa Benvenga, che incorna di forza e fa secco Zandrini. Immobile la difesa rossoblù e seconda rete per il terzino di casa. Nell'Aquila si sente l'assenza dello squalificato San Domenico. Nel 3-5-2 confermato da Perrone, Di Mercurio non può dare la stessa qualità sul settore di destra, ma in realtà è tutta la squadra ad essere sottotono. Basta vedere quello che accade prima dell'intervallo. Difesa ancora svagata e buggerata da una palla in verticale che manda Sartore a tu per tu con Zandrini, il quale lo stende. Per Panarese di Lecce pochi dubbi, rigore e cartellino rosso per Zandrini, che colleziona la seconda espulsione consecutiva dopo quella di Siena.
Per inserire Savelloni, Perrone rinuncia a Bigoni e l'estremo difensore si presenta bene, sventando la trasformazione dagli 11 metri di Sartore. Terzo gol solo rimandato all'ottavo della ripresa, quando la Lucchese usufruisce del secondo rigore di giornata. Il fallo di Savelloni su Terrani è da rigore e da giallo per Panarese. Dagli 11 metri stavolta va lo specialista Terrani, che spiazza il portiere aquilano. 3-0. L'Aquila segna il punto della bandiera al quarto d'ora con il colpo di testa di De Sousa sul traversone di Di Mercurio. Il graffio della Pantera potrebbe fare ancora più male se l'Aquila riuscisse ad accorciare ancora le distanze con il sinistro di Ceccarelli da poco entrato, o con lo stesso De Sousa che cincischia davanti al portiere e spreca. La Lucchese non sta a guardare e sfiora il poker con Terrani e Monacizzo, ma sarebbe stato troppo. Finisce 3-1, ora il lungo stop e poi l'Aquila dovrà riproporsi con la testa sul campionato. A gennaio bisognerà tornare a correre, perché le inchieste sportive porteranno delle penalizzazioni che dovranno essere neutralizzate sul campo. Il 2016 si prospetta iperimpegnativo per l'11 di Carlo Perrone. E ora parliamo di Teramo, che domani giocherà in casa della capolista Spalla alle ore 15 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Non ci saranno grosse novità nell'undici base da parte del tecnico Vivarini, che sconterà la seconda delle due giornate di squalifica. I nodi sono sulla corsia di sinistra, ballottaggio d'Orazio Cecchini e poi il ballottaggio per un ruolo in attacco, per un posto in attacco, Lenoci favorito su Da Silva per giocare a fianco a Moreo. Non convocato il solo Calvano, febbricitante. Ascoltiamo le parole del vice allenatore biancorosso Zambardi. Abbiamo davanti la prima in classifica, una squadra molto molto quadrata, una squadra che fa un 3-5-2, quindi quasi speculare al nostro, una squadra equilibrata soprattutto se vediamo i gol realizzati, gol degli attaccanti, tutti e tre gli attaccanti hanno fatto 6-7 gol se non vado errato, hanno segnato i centrocampisti, quindi questo dimostra che la Spalla è un'ottima squadra, lo dimostra anche il fatto che è prima in classifica, che ha perso solo due partite, una in casa e una fuori. I presupposti ci sono tutti per fare bene, lo stimolo sicuramente è questo, ma io credo che ogni stagione abbia una sua valenza, non può prescindere dalla stagione precedente. Quest'anno non c'è il Teramo per tanti motivi, probabilmente questo è un discorso che ho fatto anche la settimana scorsa, probabilmente oggi abbiamo 21 punti. Partendo da zero, magari le 6 sconfitte potevano essere solo 3, potevano essere 3 pareggi in più, quindi io colloco la nostra squadra sui 24 punti in questo momento, a 6 punti dalla prima, e in questo momento del campionato credo sia un ottimo posizionamento. La Spalla si è sicuramente rafforzata, a partire con più serenità è diverso, è anche vero che il campionato è ancora lungo, abbiamo ancora da 19 partite da giocare. Quindi ci sono squadre che potenzialmente partono col piede giusto, arrivano in alto, poi però questi risultati vanno tenuti fino alla fine. Adesso l'importante è fare punti, fare la nostra bella figura, dimostrare che il Teramo c'è, che c'è sempre stato, che sta uscendo fuori dai problemi che ha avuto. E quindi noi abbiamo non la presunzione, perché noi rispettiamo moltissimo l'avversario, è una cosa che abbiamo dentro proprio come idea, con la massima umiltà andremo a giocare la partita come è giusto che sia. Era questo l'ultimo servizio del TG6, vi ricordo domani a partire dalle 14:25 circa diretta a stadio con la Serie D e la partita del Teramo in primo piano, poi sempre domani dalle 19:30 l'ultimo numero ordinario dell'Abruzzo del pallone per quanto riguarda il 2015. Grazie ancora per l'attenzione, buonanotte e buona domenica.